Anno dopo anno, giorno dopo giorno, i malati di fibrosi cistica perdono la capacità di respirare e di vivere come gli altri. La ricerca vuole aiutarli a riprendersi la loro vita. Sostieni la Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Più respiro, più vita. La fibrosi cistica entra nella vita di una famiglia all'improvviso, quando ad un neonato viene diagnosticata la malattia. Entra nella vita e non la lascia più, perché dalla fibrosi cistica ancora non si guarisce. La fibrosi cistica è la più diffusa delle malattie genetiche gravi. È una patologia che colpisce molti organi, in particolare i polmoni e il pancreas. Nei polmoni la presenza di un muco denso e disidratato occlude i bronchi e favorisce gravi infezioni. È la malattia dei polmoni che determina la qualità e la durata della vita, perché alla fine porta all'impossibilità di respirare. Chi nasce con la malattia possiede due copie di un gene difettoso. Ne ha ereditata una dal papà e una dalla mamma, che sono portatori sani in quanto hanno una sola copia dello stesso gene. In Italia c'è un portatore sano ogni 25 persone circa e quasi sempre non sa di esserlo, perché non ha sintomi. Ad ogni gravidanza, una coppia di portatori sani ha una probabilità su 4 di avere un bambino malato di fibrosi cistica. In Italia, ogni settimana nascono 4 nuovi malati ed ogni settimana un malato muore. Negli anni 60 i bambini malati di fibrosi cistica non superavano l'infanzia. Oggi hanno un'aspettativa media di vita di circa 40 anni. Ma è una vita guadagnata giorno per giorno, a prezzo di cure pesanti, che non escludono la sofferenza e la progressione della malattia. Colpire alla radice il difetto che causa la fibrosi cistica è lo scopo principale della ricerca. La Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica è nata nel 1997 ed è la prima realtà italiana dedicata agli studi per nuove cure della malattia. Svolge il ruolo di agenzia nazionale che coordina la ricerca scientifica attraverso una crescente rete di centri e laboratori. Negli ultimi 10 anni ha investito 12 milioni e mezzo di euro con 3 obiettivi principali: promuovere e finanziare la ricerca, formare giovani ricercatori e personale sanitario, diffondere la conoscenza della malattia tra la popolazione. I progetti di ricerca presentati su concorso pubblico vengono valutati e selezionati dal Comitato Scientifico con la collaborazione di oltre 250 esperti internazionali. Negli ultimi 10 anni sono stati finanziati più di 200 progetti e coinvolti oltre 500 ricercatori, con risultati avanzati verso cure innovative. La Fondazione conta oltre 100 delegazioni e gruppi di sostegno distribuite in tutte le regioni d'Italia, con più di 5.000 volontari che raccolgono fondi e fanno informazioni sulla malattia. Ma c'è ancora molto da fare e tu puoi fare la tua parte. Aiuta la Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Più respiro, più vita.